Ha perso la vita ieri sulla Fondovalle Taro all'altezza di Solignano un centauro 60enne di Parma che per cause ancora da accertare è entrato in collisione con un'altra moto. Il Consiglio Comunale di Berceto, che si riunisce tra poco nei giardini del Palazzo Municipale, ricorderà la figura di Sergio Bettoni, sindaco dal 1985 al 1990, mancato lo scorso 19 agosto. Proprio in quella che potrebbe essere stata per Compiano l'ultima edizione del PEN, il premio ha ospitato illustri ospiti a partire dal suo presidente internazionale giunto con la moglie. Tutto pronto a Isola di Compiano per l'edizione 2011 della millenaria fiera di San Terenziano. Si comincia domani con la presentazione di un libro, il clou si avrà però sabato e domenica. Soddisfatti i commercianti di Borgo Taro per come residenti e turisti hanno accolto Shopping sotto le stelle, manifestazione serale con negozi aperti e tante idee anche per i bambini. Nei boschi del territorio comunale di Borgo Taro sono presenti degli alberi monumentali che a breve vivranno in una mostra allestita presso il Museo delle Mura. Buonasera, bentrovati al telegiornale di Radio Tele Appennino Parma. Iniziamo subito con la cronaca. Le strade della Val Taro ancora teatro di un incidente, questa volta purtroppo mortale. A perdere la vita ieri nel tardo pomeriggio un motociclista di 60 anni residente a Parma. Il grave incidente è accaduto nei pressi di Solignano e ha visto coinvolto due moto. Gravemente ferito anche l'altro centauro, trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria di Borgo Taro, dove è stato ricoverato. I medici, dopo gli accertamenti, hanno fatto sapere che non è in pericolo di vita. Lo schianto tra le due motociclette si è verificato al bivio per Valmozzola sulla provinciale 308 di Fondovalle Taro. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto i carabinieri, un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso dall'ospedale maggiore di Parma. Purtroppo però all'arrivo dei soccorsi per il 60enne parmigiano non vi era già più nulla da fare, troppo estese le ferite e i traumi riportati nel tremendo impatto. Sulla dinamica indagano ora le forze dell'ordine. L'incidente ha bloccato per quasi un'ora la circolazione sul tratto di strada interessato. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Berceto. Questa sera c'è un consiglio comunale dove si ricorderà la figura di Sergio Bettoni, sindaco per 5 anni del comune e venuto a mancare lo scorso 19 agosto. Il Consiglio Comunale di Berceto si riunisce questa sera e all'apertura dei lavori ricorderà Sergio Bettoni, sindaco dal 1985 al 1990, scomparso lo scorso 19 agosto. Sergio Bettoni, scrive in una nota al primo cittadino Luigi Lucchi, essendo stato consigliere comunale ed assessore anche a Langhirano dal 75 all'85, verrà ricordato con Gianni Riccò, già sindaco di Langhirano, che sarà presente proprio a Berceto. L'appuntamento si tiene alle ore 21 nei giardini del Palazzo Comunale in via Marconi 18, in caso di maltempo nella sala consigliare. Saranno presenti i familiari di Bettoni, la figlia Marilena e la moglie Grazia. La scomparsa di Sergio Bettoni, prosegue Lucchi, conosciutissimo in tutta la provincia di Parma per la sua appassionata attività politica tra le file dell'ex Partito Comunista, ha destato molta commozione e già i funerali, anche se si sono svolti subito il 20 agosto, quando la notizia della morte non era ancora diffusa, hanno richiamato centinaia e centinaia di persone che hanno gremito come non mai il nostro Duomo. Sergio Bettoni, rammenta Lucchi, ha guidato per 5 anni come sindaco comunista la più straordinaria amministrazione che ha avuto Berceto. Con lui hanno preso vita il centro sportivo, il laboratorio San Luigi, la casa di riposo, la rete del gas, bacini e rete acquedottistica, depuratore, ponte di pietra mogolana, piazze, sistemazione dei giardini pubblici, il nuovo piano regolatore, il parco Primo Maggio, la sistemazione dell'ex ospedale da destinare, contrariamente all'attualità, Palazzo del Comune in poliambulatori, Palazzo del Comune in strada Romea numero 5, piano di recupero di Corchia e strada Romea, garage, mezzi comunali, rifacimento della strada da Romea, ponte sul Manubiola Bergotto, gemellaggio con i Lakota, straordinaria promozione del comune di Berceto, facendo registrare un numero di presenze turistiche mai più raggiunte. 40 miliardi di lavoro a fondo perduto in soli 5 anni.
Ogni bercetese lo sentiva amico ed oggi, in questo momento di dolore per la sua famiglia, ognuno di noi è un po' più solo ed incredulo di non poter più parlare con lui. Il sindaco di Borgotaro ci ricorda che anche a settembre la stazione ecologica comunale, che si trova in via Torresana dietro l'area del macello comunale, osserverà orari e giorni di apertura diversi dal solito. Il martedì e il sabato dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 13.30 alle 17.30. Anche il sindaco di Bedogna, Carlo Berni, informa le popolazioni di Bedogna, Compiano e Tornolo che fino al 15 di settembre la stazione ecologica rimarrà aperta il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Torniamo a parlare del premio Open Club. Di ieri la notizia che forse il prossimo anno il comune di Compiano perderà questo prestigioso e importante premio letterario tra i 5 più importanti d'Italia. Una edizione, la 21esima, quella appena conclusasi, che ha visto a Compiano davvero illustri personaggi. Detto ampiamente della vittoria di Simonetta Agnello Orbi, che si è aggiudicata la 21esima edizione del premio Pen Club italiano svoltosi a Compiano sabato scorso, non possiamo non tornare a parlare del prestigioso premio letterario che quest'anno più che mai ha visto nel borgo medievale della Valtaro giungere ospiti illustri legati a quel premio. La cerimonia di premiazione condotta per il terzo anno dalla brava Lucia Bellaspiga si è svolta infatti alla presenza del presidente internazionale del Pen Club, John Ralston Soul, saggista e romanziere canadese pluripremiato e veterano nella lotta per la libertà di espressione, e della moglie Adrienne Clarkson, esule cinese, scrittrice e regista cinematografica, già governatore generale del Canada e ambasciatrice culturale nel mondo. Allora, 40 lauree ad honorem in due. Come si fa a prendere 40 lauree ad honorem? Allora, sono l'università del Canada, in Russia e in Italia, a Siena. La situazione degli scrittori e dei giornalisti nel mondo peggiora costantemente la libertà di stampa? È molto importante la libertà dell'espressione e della stampa. Nel tempo ero giornalista io e penso che è sempre molto importante perché la pubblica ha bisogno di avere non la verità, non so che è la verità, ma l'espressione dei punti di vista di tutto il mondo. International Pen e New Media, come si pone l'International Pen con i nuovi mezzi di comunicazione in evoluzione costante? No. Je crois que l'essentiel c'est de faire sortir le maximum. Molto importante d'avoir tutti. Les gouvernements parlent beaucoup des secrets, mais les secrets sont pas très importants. I segreti non è importante, i segreti sono l'invenzione del potere. Il y a 10 ans, le gouvernement américain crée 5 millions de secrets par année, il y a 10 ans. 10 anni fa, il montante dei segreti ufficiali degli Stati Uniti era 5 milioni di segreti inventati. Sì. Per Lucio Lami, presidente onorario del PEN italiano, nonché fondatore del premio, l'edizione 2011 ha avuto il consueto successo, malgrado l'organizzazione sia stata funestata sia dai riflessi della crisi economica che dal crollo delle mura del castello, che da dicembre non sono state ancora ripristinate. Siamo sulla strada buona, il problema è che dobbiamo migliorare e lo faremo. Un'ultima domanda, il Presidente internazionale ha parlato di nuovi mezzi di comunicazione e di portare la scrittura anche sui nuovi mezzi di comunicazione per renderla più disponibile a tutti. Certo, il PEN segue tutte queste nuove vie perché lo scopo è sempre lo stesso,
superare, come diceva la fondatrice del PEN, superare i confini ufficiali e anche ideologici, cioè raggiungere uno stato di intercomunicazione all'insegna della libertà totale. Tra i 5 maggiori premi italiani, il PEN Club, che ha tra i suoi sponsor l'Unione Parmense degli Industriali e Cari Parma, al traguardo della 21esima edizione sta studiando per il prossimo anno una serie di iniziative per avvicinarlo soprattutto ai giovani. La società Mutuo Soccorso Matteo Imbriani informa tutti i soci che presso il Salone a Piano Terra è possibile visionare il nuovo statuto della società dal prossimo 1 settembre fino al 30, tutti i lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12. Domani potrete visionarlo invece dalle 10 alle 12. Fiera millenaria di San Terenziano. Allora ci siamo pronti, via o quasi. Domani si comincia con un'anteprima, con la presentazione di un libro. Venerdì sarà una giornata interamente dedicata alle celebrazioni religiose. Il grande clou, ovviamente, sabato e domenica si attendono migliaia di persone. Prende il via domani con la presentazione del libro Isola e il suo patrono alle 21, la lunga serie di appuntamenti legati alla fiera millenaria di San Terenziano, da sempre appuntamento irrinunciabile per migliaia e migliaia di persone che giungono dalle nostre due vallate, da tutta la provincia e dalle regioni limitrofe per quella che, conosciuta anche come la Fiera dei Fichi, inaugura i grandi appuntamenti fieristici e culinari del mese di settembre. Quella di giovedì sarà una giornata interamente dedicata all'aspetto religioso. Si terranno infatti alle 8 e alle 10 le Santa Messe, mentre alle 20:30 si snoderà per le vie del piccolo centro la processione o flambé con la partecipazione dei caratteristici crocifissi di San Pietro della Val di Vare del corpo bandistico Glenn Miller. A seguire saranno celebrati i vespri solenni e per finire si terrà il concerto del corpo bandistico. L'apertura vera e propria della manifestazione avverrà però venerdì alle 19:30, alle 20 si potrà cenare con specialità di fritto misto, primi piatti, grigliate, patatine e panini e alle 21:30 grande serata in musica con l'orchestra spettacolo Macio. Ricchissimo il calendario di sabato 3 che per tutta la giornata vedrà per le vie del borgo la presenza della fiera. In concomitanza con la Santa Messa delle 8 nel piazzale della chiesa avverrà l'apertura della rassegna e alle 9:30 si terrà una dimostrazione di potatura e innesti di piante da frutto nel piazzale della chiesa e gli antichi mestieri. Con l'apertura della rassegna dei mestieri di un tempo, con filatura della lana, cestai, lavorazione del legno, intagli, sculture e lavorazione della pietra arenaria di Carniglia. Dopo la messa solenne delle 10 alle 10:45 è previsto il convegno presso il Circolo ANSPI dal titolo Il piano di sviluppo rurale, il ruolo degli enti locali, esperienza confronto. Alle 12 sarà la volta dell'inaugurazione del nuovo centro storico di Isola, mentre alle 15 fino a tarda sera gara di centro con parapendio con partenza dal Monte Pelpi e arrivo nel Prato della Fiera. Alle 18 vespri e Santa Messa, alle 20 cena con specialità di stinco con crauti, primi piatti, grigliati, pesce, patatine e panini e alle 21:30 serata con l'orchestra Iuri e Michele Group. Altra intensa giornata, quella di domenica 4, che vedrà ancora per tutto il giorno la presenza delle bancarelle della fiera. Sante messe sono previste alle 8, 9, 10, 11, 18. Alle 9:30 tornano gli antichi mestieri e alle 10 la mostra esposizione e didattica sui rapaci. In serata volo dimostrativo di alcuni esemplari. Alle 15 sino a tarda sera gara di campionato interregionale carter di parapendio con partenza dal Pelpi e arrivo nel Prato della Fiera. Alle 15 sempre nel Prato della Fiera via allo show del Boscaiolo e alle 16 accoglienza delle autorità, vespri solenni con la partecipazione delle autorità e offerta dell'olio per le lampade che arderanno davanti all'altare di San Terenziano da parte dei sindaci delle valli del Taro, Ceno, Vara e Zeri. Alle 16 spettacolo di burattini per bambini e a seguire benedizione in chiesa. Alle 17:30 apertura del percorso di biciclette per bambini e alle 20 cena con specialità di fritto misto, primi piatti, grigliate, pesce, patatini e panini. Alle 21:30 serata danzante con l'orchestra Paolo Bertoli e alle 23:45 chiusura con lo spettacolo pirotecnico. Nelle giornate di sabato e domenica potrete visitare inoltre la Fiera del Biologico dove, come nelle ultime edizioni, verranno proposti alcuni prodotti biologici della montagna preparati dalle aziende agricole presenti sul territorio, rassegna di piante e fiori, mostra e commercio del bestiame e ancora la mostra di trattori d'epoca e di mezzi agricoli dai testa calda ad oggi.